E siamo a un'altra testimonianza, secondo me molto stimolante, quella di Giuseppe Lussotti, che oggi è Country Manager Italia in Vix Technology, 30 anni di esperienza in aziende tecnologiche avanzate. Quello che probabilmente ascolteremo è uno scenario futuribile rispetto all'esperienza poi quotidiana del cittadino, su ciò che i servizi MaaS ci offrono, cioè l'identificazione tramite token sicuri, l'integrazione con la carta d'identità elettronica. Quindi, diciamo così, alla fine la funzionalità migliorata del rapporto dell'utente con l'autobus sostanzialmente, e che però transita attraverso una serie di passi di implementazione tecnologica ancora da compiere. Prego, dottor Rossotti. Sì, fondamentalmente noi dobbiamo dire questo, l'ha detto lo studio, no? Lo studio che ci avete mostrato è che c'è una forte domanda di integrazione, ma questa integrazione non si può realizzare se non si ha una digitalizzazione. Il tema vero è anche quello che diceva Claroni, che oggi in Italia circa il 50% degli operatori che fanno trasporto pubblico, per questo metto anche un po' tutti, anche i taxi, non sono digitalizzati o sono poco digitalizzati. La digitalizzazione è alla base di un'integrazione. In Italia ci sono molti esempi di integrazione, diciamo in un concetto che si chiama closed loop, siamo integrati tra di noi, ma è difficile poi aprirsi a tutto il resto. E quindi è fondamentale in questo momento aprire alla digitalizzazione e agli accessi digitali. E questo tra l'altro, diciamo, per evitare quello che è il gruppo chiuso, il closed loop, si deve pensare a concetti di open loop, il loop aperto. Un esempio di loop aperto è quello di paghiamo con qualcosa che ci abbiamo in tasca, viaggiamo con Certo. qualcosa che ci abbiamo in tasca, quindi è aperto per definizione. L'esempio che probabilmente molti di noi nelle grandi città, ma non solo, hanno davanti agli occhi è viaggio con la mia carta di credito. Ce l'ho già in tasca, il loop è aperto e quindi è una integrazione fatta dallo strumento. Ma di fatto è solamente un'integrazione tariffaria, non è un'integrazione dei servizi, non è ancora il MaaS, ma stiamo, diciamo, evolvendo verso questa integrazione. Il concetto vero è, e il futuro sarà quello di dire, intanto per integrarsi, molto probabilmente i sistemi saranno di tipo account based, quindi significa che le informazioni saranno al centro e il cittadino che si dovrà, diciamo l'utilizzatore che si dovrà muovere, in realtà basta solo identificarlo. Identificarlo perché pagherà in qualche modo perché è registrato, poi il concetto del telepass. Il telepass è ancora un sistema chiuso, il mio, cioè è fatto sul circuito, diciamo, telepass. Però in realtà questo sarà un po' l'evoluzione. In assoluto, se avessi dei sistemi account based, dove fondamentalmente alla fine so come far pagare il viaggio, quindi con dei sistemi MaaS di tipo informativo potrei, diciamo, in qualche modo costruire il mio viaggio e poi magari utilizzarlo viaggiando con la mia identità. In futuro, magari si sta sperimentando da qualche parte, viaggio magari con la mia impronta digitale. Però qualcosa, cioè, questo è il futuribile, il futuro. Oggi quello che si sta, per esempio, registrando in Italia, una nostra esperienza, stiamo viaggiando in un'intera regione identificandoti con la tua tessera sanitaria. È un concetto in questo momento per una integrazione vasta su tutto il territorio. E sicuramente, per esempio, stiamo sperimentando anche quello di viaggiare con la tua carta di identità, perché oggi tutti noi, o presto tutti noi, avremo in tasca questo nuovo strumento che è una smart card, e come avremo la carta di credito, come abbiamo la carta di credito, molto presto tutti noi avremo la carta d'identità elettronica che ci permetterà di farci riconoscere. Questo però sarà fondamentale, associare a questo un sistema account based che fondamentalmente
definisce per te non solo gli strumenti di pagamento, ma anche qual era, diciamo, il tuo diritto, no? Che titolo di viaggio hai acquistato, quale abbonamento, diciamo, hai comprato o quale viaggio integrato hai prenotato. Questo quindi è fondamentale, diciamo, diciamo, questi sono i passi fondamentali. Digitalizzazione. E costruire sistemi account-based. Ovviamente io, diciamo, facendo un po' il tecnico, diciamo, non sto toccando i temi invece quelli bloccanti, che sono i temi politici, della volontà politica di integrazione, i temi commerciali, perché poi c'è chi gestisce questa piattaforma, chi si aggrega, diciamo, quali sono gli operatori che si adeguano, diciamo, alle regole della piattaforma, specialmente in Italia, dove il mercato è fortemente regolato dalle tariffe regionali. Quindi nel TPL oggi, diciamo, è complesso, per esempio, viaggiare come succede a Londra con un semplice modello che dice paghi per quello che viaggi. In Italia oggi questi sistemi devono farsi carico di tutta la complessità di centinaia o migliaia di tariffe regionali specifiche per ogni comune e per ogni integrazione. Insomma, quello che voglio dire è che diciamo, non si può fare integrazione in massa se non si è fatta digitalizzazione, si deve andare verso i sistemi account-based, si deve andare verso la gestione di identificazione del passeggero, dell'utente attraverso token sicuri. Questi token sicuri possono essere ovviamente, o meglio, dovrebbero essere di tipo aperto, quindi qualcosa che già c'ho in tasca. L'esempio delle carte di credito è uno, un altro esempio potrebbe essere molto presto in Italia quello delle carte elettroniche. Ovviamente questi token sicuri possono risiedere anche su un telefonino e quindi a quel punto, diciamo, diciamo questo può anche essere, ovviamente, sarà sicuramente gestito anche nella modalità mobile. Bene, bene, no, quindi anche qui insomma, si conferma che alla fine implementando queste tecnologie a dovere, a regime, alla fine diciamo che non sono gadget, sono cose che cambiano nettamente in meglio la fa facilità, la qualità della fruizione del servizio. Però ecco, non bisogna sottovalutare l'impegno del processo e in qualche modo assecondarlo, accompagnarlo anche conoscendolo sempre meglio.